Quello che mi ha mosso, qua lo dico e non lo negherò mai, l'ho sempre detto, è la disperazione. Pensando a quei giorni, credo che avrebbero dovuto assegnare d'ufficio la medaglia d'oro per l'incoscienza. L'idea era: può esserci una via italiana al terminalismo? Quando sono a Porto Antico e vedo Calata Sanità di fronte, dico: quelle gru lì sono le mie. Trent'anni fa il porto di Genova era gestito in maniera pubblica dall'allora Consorzio Autonomo del Porto con due tipi di maestranze, i cosiddetti dipendenti del Consorzio Autonomo del Porto e i cosiddetti membri soci della compagnia portuale. Il problema grosso nasceva da chi faceva chi e cosa. Ogni volta che succedeva una diatriba di questo tipo, o gli uni o gli altri si mettevano in sciopero. In porto, in quegli anni lì, contavamo le giornate di sciopero e conseguentemente la caratteristica principale, cioè l'affidabilità, la continuità nelle operazioni portuali non c'era ancora. Il porto era fermo, i portuali rivendicavano comprensibilmente e logicamente la retribuzione, le navi in attesa di poter ormeggiare da qualche parte, perché in verità c'erano i contenitori che giravano fuori, ma dentro non potevano entrare perché era tutto bloccato. In questo scenario subentra questo povero disgraziato che era rappresentante di una compagnia marittima di navigazione che aveva un servizio dall'Estremo Oriente per l'Europa, e a un certo punto io avevo veramente paura che l'armatore mi dicesse: senti, io in Italia non ci vengo più, perché Genova era un nodo. Questo successe di venerdì. Non dormii tutto il sabato e tutta la domenica. Il lunedì mattina, con gli occhi ancora rossi per non aver dormito, mi presentai da quel signore che lì ha visto entrare. Il porto era letteralmente chiuso. 800 miliardi di lire di buco. In qualche modo ci obbligavano a fare cose anche le più difficili. E dissi: senti un po', avete cercato di privatizzare il terminal container di Calata Sanità. La gara è andata per due volte deserta. Io voglio quel terminal. L'idea era quella di decentrare, costruire delle realtà in grado di autonomizzarsi. L'elemento più rotondo dal punto di vista economico è stato SEC. Il dottor Carena mi disse: credo che si possa fare. Quando io sono uscito da quel colloquio, mentre i primi 10 passi ero felice come una Pasqua perché ho detto: forse ci siamo, dopodiché mi ha preso un terrore enorme. Dico: e adesso? Da solo non me la sono sentita, e io conoscevo molto bene il giovanissimo Schenone che si affacciava in quel periodo alla ribalta. Dico: Giulio, te la senti di, e i tuoi se la sentono di correre questa avventura insieme a me? E lui, incosciente come me, disse di sì. Ripensando a quei giorni, credo che probabilmente a me, ai miei soci, avrebbero dovuto assegnare d'ufficio la medaglia d'oro per l'incoscienza, perché fu una partenza non facile, assorbendo un numero molto alto di dipendenti diretti che venivano dal pubblico, con 40 miliardi di investimenti sui mezzi e con una situazione in generale del porto di Genova che era molto difficile, perché aveva perso grandissima credibilità e soprattutto affidabilità nei confronti dei clienti principali. La stessa domanda l'ho fatta al gruppo Castaldi, e quindi dico: mettendo insieme questi tre servizi forse ce la caviamo. Così abbiamo iniziato, però volendo, non volendo essere completamente schiavi del sistema, abbiamo cercato di avere una piccola organizzazione, un'organizzazione nostra, e abbiamo assunto 40 ragazzi con lo scopo di fargli insegnare a guidare le gru.
Nel 93 si è presentata questa occasione, io stavo lavorando fuori e ho preso la palla al balzo, perché per ogni genovese penso che lavorare in porto sia un miraggio forse. Però la compagnia portuale pensava, questi qui non so cosa vogliono fare. E quindi è incominciato questa grande diatriba. Mi ricordo ad esempio che i primi gruisti che assumemmo in quegli anni furono addestrati su mezzi operativi di Piazzale, non a Genova, perché avrebbero dato troppo nell'occhio, insomma, no? E quindi concordammo con dei nostri partner all'epoca di fargli fare del training e di addestrarli in Emilia Romagna. Loro non fermavano il lavoro, però non facevano salire questi ragazzi per imparare, fino a quando un giorno è arrivato il signor Battini e dopo 20 minuti ci siamo stretti le mani, abbiamo trovato un accordo, i ragazzi hanno cominciato a salire sulle gru, i consortili gli hanno insegnato, la compagnia portuale non ha più. Con Pari De Battini le cose andavano così. Ma guarda, i consortili poi alla fine ci hanno insegnato il lavoro, c'erano i gruisti dell'età dei nostri padri che ci hanno passato quello che sapevano e sono stati i nostri insegnati. Poi ci sono stati un po' di avvii su VTE, che nel frattempo, Voltri, che nel frattempo stava cominciando a avere una sua fisionomia. Il fatto che vi fosse sul mercato un altro player così importante sicuramente creava un elemento competitivo importante, ma al tempo stesso non eravamo più gli unici, no, a rompere il ghiaccio, e conseguentemente la privatizzazione nelle operazioni di sbarco e imbarco dei contenitori finalmente ebbe luogo. E questo rapporto con i nostri competitor è stato in continua evoluzione, sino a quando poi nel 2008 si sono create le condizioni per poter mettere in atto questo scambio di partecipazioni incrociate con il gruppo PSA, che nel frattempo aveva acquisito VTE da Fiat. Un fondo molto importante inglese ci ha fatto la proposta di acquistare il terminal. Noi soci abbiamo venduto tutti, è rimasto solo Giulio con Scanona con un 5%. Probabilmente la mia decisione di convincere anche i miei partner di cedere è stata quella di non avere più a fianco a me Alessandro Giannini, il collaboratore migliore che io ho incontrato nella mia vita. Il resto è storia di oggi.